Benvenuti tutti a un nuovo video. Come avevo promesso, vi faccio una guida sui vari champion di Hero of the Storm. Siccome nella rotation vi farò vedere Sonya, un guerriero da mischia abbastanza forte, per riuscire sia a tankare che a far danno. E vi mostrerò anche in che modo. Bella spadina, sembra quasi la Leech, quella del Leech. Qua possiamo avere tutti i vari talenti. E proviamolo direttamente in game. In game. Realmente si possono provare tutti i personaggi. Scegli un talento. In questo modo. Indirizza la mia furia. Andiamo. Allora, io suggerirei questo qua. Perché da tipo lifesteal. Però non lo so. Attiva servitore, vai. Arrivando al 10 con questo personaggio, sbloccherete questa skin qua. Ecco Red Leech. Bam. La W sarà un danno in linea retta con questa. La Q stunnerà e sarà un grab al Atrash perché alla fin fine non è che grabba, o meglio è un po' sì come trash, ma non potrei spiegare. Quando premere Q e dopo la ripreme. Bam. Fatto. Eccellente. Appena arriverà al 6 questo personaggio, faccio vedere così. Devo far vedere il personaggio. Al 10 ho detto, non all'11. Vabbè. Ogni 10 secondi sì, è buono, però preferisco questo qua. Perché lo uso piuttosto spesso. Questo? E con l'ara del Berserk. Una benedizione. Avanti. Ah, avevo capito che era in base a quanto pure sprecavano, ok. Ora vi faccio vedere perché è bello questo personaggio. Poi vi tankerete la torre proprio. Poi con Malfurion qua tankerete il mondo. Però la torre. Poi ci sarà anche chi sarà più bravo di me, però adesso io vi spiego quello che mi sembra a me. No, l'ho mancato, sono un babbo. Sta di fatto che Sonya per ora fa troppi danni. Vabbè, poi con quel coso ne parliamo. Devo trattenere. Bam. Indirizza la mia furia. La tua carne è debole. Furia omicida. Vieni qua.
fate attenzione a sprecare tutta questa barra mentre siete in modalità Berserk, perché vi finirà la final. Poi vi potreste anche abbracciare il nemico. Visto? E boh, per questo tipo di final almeno si potrebbe dire finita la prima parte, ma invece allora questo sì, mettiamo questa non la mettiamo più perché non mi è piaciuta. No, ho sbagliato, sono un babbo. Allora, gli attacchi. Questo. Questo. E quest'altro. Di qua. Mannaia. Questo qua è praticamente inutile. Pertanto sarà infinito. E la ulti. Quest'altra ulti almeno. Tornerà il nemico. E io faccio così. Ho avuto la meglio. Vai, buttiamo giù sta torre almeno. A me piace di più l'altra, quella del Berserk. Poi dipenderà dal gioco a gioco. È come dire la build su League of Legends. C'è chi si build tank, c'è chi può andare anche su tankando. Però Taric per esempio si potrebbe fare support oppure tank. Dipende da ciò che serve. Perché no? Chi non ha mai visto un Taric full ability power? Non si vede spesso, questo è vero, però come ad esempio qua in questo gioco invece potreste vedere un Malfurio Damage. Cacchio mira. Oppure un Sonia eccitato. Soprattutto se lo uso io. E qua. Bam. E boh. Vi ho fatto più o meno vedere come si gioca con Sonia. Ditemi se i video così vi piacciono o meno. Non lo so, dovrei essere più veloce a dire tutte le cose, però non so se dopo uscirebbero video troppo corti per i miei standard. Cioè, devono uscire più corti, però non mi piace che sono troppo corti. Boh, per il resto ditemi voi se vi è piaciuto o preferite gameplay semplici. Ora che c'ho il tempo lo registro per domani un gameplay con Sonia. Facciamo così in caso. Faccio un video spiegazione e poi un video dove lo gioco il personaggio. Ci potrebbe stare. Che ho visto già un altro canale che fa spiega il personaggio e basta. Però non lo fa vedere dopo in gioco, è inutile come cosa. Cioè ok, hai spiegato come funziona, va bene. Però mostrerò io un paio di meccaniche di gameplay. Boh, fatemi sapere qua sotto nei commenti come ve ne pare. Domani, cioè lunedì, vi farò vedere comunque ciò. Ditemi voi. Quindi ciao ciao e alla prossima. Ciao!